Ispezione sanitaria a bordo della Diciotti. Sulla nave ormeggiata a Catania sono saliti ispettori del Ministero della Salute, dell'USMAF e della Croce Rossa. Gli ispettori hanno portato con sé prodotti per l'igiene personale. Il loro intervento sarebbe stato chiesto dal comandante della nave Diciotti per una valutazione sanitaria medica e per la verifica dei compiti di profilassi internazionale. Dal pattugliatore della Guardia Costiera, ormeggiato da 5 giorni con 150 migranti a bordo, la maggior parte dei quali affetti da scabbia, era stata reiterata la richiesta di autorizzare lo sbarco dei naufraghi soccorsi per l'estrema criticità della situazione a bordo, come emerso da un report del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo. Stefano Principato, presidente della Croce Rossa Italiana, provincia di Catania, è salito a bordo della Diciotti. La situazione complessivamente, ciò che ci risulta dal punto di vista sanitario, non desta particolare criticità. Ovviamente il problema di queste persone, come tutti sapete, non è tanto legato all'aspetto sanitario come quanto quello psicologico. Abbiamo rifornito in questi giorni il necessario, quindi abbiamo dato kit igienici, abbiamo fornito in base alle richieste materiali come felpe, come pantaloni. Ieri abbiamo fornito anche dei materassini. La situazione al momento è questa: il servizio appunto nostro con l'ambulanza è di precauzione. Noi siamo qui non perché ci sono state delle criticità specifiche, non di meno la situazione, penso sapete tutti quanti, è piuttosto particolare, perché sono diversi giorni queste persone sono sul molo e quindi come Croce Rossa siamo sempre lì a disposizione delle varie istituzioni.